Buongiorno, sono la dottoressa Bianca Maria Mancini, sono una biologa e da più di 13 anni mi occupo di tricologia, di trattamenti tricologici all'Istituto Elvetico Sanders. In un precedente contributo ho spiegato le caratteristiche delle nostre formulazioni esclusive, ma che risultati possiamo offrire concretamente con i nostri trattamenti? Beh, più di tante parole vorrei far parlare i risultati di chi ha fatto il trattamento e in particolare oggi vi mostro i risultati raggiunti mediante l'uso combinato di due formulazioni esclusive, il complesso UD, che è un dermocorrettivo, e il complesso SK, che è un dermostimolante, tutto secondo il metodo Sanders. La casistica analizzata è costituita da persone con problematiche di tipo tricologico. Viene analizzata secondo dei precisi parametri. L'esame obiettivo e il 200 per in microcamera ci danno informazioni sullo stato del cuoio capelluto. Il pull test fa parte degli esami semiologici. Si esegue come tirando dolcemente una ciocca di capelli e valutando la resistenza alla trazione. In particolare in questo studio il pull test si svolge sulla ricrescita. Quindi la sua poca reazione ci darà un risultato di instabilità della situazione capillare, mentre la forte reazione è una situazione di stabilità. Un altro parametro importante da valutare è l'ispessimento del fusto, quindi mediante microcamera 50x si effettua la misurazione dello spessore confrontando la stessa zona nel tempo. Concludiamo con il risultato riferito da chi fa il trattamento. Questa è una valutazione della percezione del miglioramento proprio in termini concreti estetici. Analizziamo i risultati a partire dal cuoio capelluto. Beh, l'89% del campione in esame presenta una piena normalizzazione. Questo vuol dire che casi di seborrea, di desquamazione, di sintomatologia pruriginosa, quindi cuti molto compromesse che presentavano queste problematiche già da anni, si sono normalizzate pienamente e questo nell'arco di un tempo brevissimo, perché pensate che nell'arco di 2 mesi la quasi totalità del campione ha raggiunto la normalizzazione del cuoio capelluto. Si può osservare in queste immagini con ingrandimento al 200x proprio la differenza del cuoio capelluto da prima di entrare in trattamento con la dermocorrezione e dermostimolazione UD Complex SK Complex e dopo aver fatto il trattamento. Per quello che riguarda i risultati del pull test, beh, abbiamo l'87% del campione che si negativizza al pull test. Questo cosa vuol dire? Che se prima la ricrescita era fragile, si sfilava ad un delicato tocco della mano, di un pettine, di un cuscino, oggi rimane ferma, ben ancorata al cuoio capelluto e quindi capace di svilupparsi, di accrescere, di rimanere il giusto tempo sul cuoio capelluto stesso. E questo in tempi molto brevi. Nell'arco di 2 mesi la quasi totalità del campione mostra questo risultato ed è fondamentale perché questa ricrescita, che prima era in perdita, finalmente possiamo dichiararla stabile. L'83% dei casi in esame mostra addirittura l'ispessimento del fusto. Questo è un risultato importantissimo perché su un cuoio capelluto ristabilito con un ancoraggio fortificato, lo sviluppo del fusto più robusto dà in termini di copertura e massa un risultato estetico concreto e questo a parità di capelli. Le immagini parlano chiaro. Capelli esili che quasi non si percepivano ad occhio nudo diventano ben pigmentati, robusti, coprenti, fanno volume. Le tempistiche di questo risultato sono anche queste sorprendenti. Vediamo che sono intorno alle 10 settimane. Una tempistica maggiore rispetto a quelle prima elencate. Perché? Perché fa proprio riferimento al tempo biologico di risposta follicolare che necessita di circa 10 settimane, quindi circa 3 mesi, comunque pochissimo tempo.
Nel rispetto della nostra mission e degli obiettivi prefissati, tali formulazioni esclusive trovano piena applicazione nel trattamento specifico delle principali problematiche tricologiche, in particolare la normalizzazione del cuoio capelluto, contrastare la miniaturizzazione e quindi intervenire nell'assetto intrafollicolare e nel mantenere e irrobustire tutte le ricrescite presenti.